Ecco, buonasera a tutti, benvenuti. Siamo ormai al quarto appuntamento del nostro Open Dams che quest'anno presenta tutto a distanza, purtroppo, i corsi di studio del nostro dipartimento che riguardano discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. E questa sera è la volta della laurea triennale, il percorso teatro, musica, danza. E dunque avremo ospiti diversi docenti di questo percorso insieme con alcuni studenti che lo stanno frequentando e alcuni studenti che invece l'hanno già espletato, hanno già conseguito la laurea appunto triennale. Incomincio io con una breve introduzione a questo corso. Io sono Luca Versano e sono coordinatore didattico di questo corso di studi. Il percorso di teatro, musica, danza è un percorso che, come dice il titolo, ha come discipline principali, diciamo, appunto le discipline dello spettacolo dal vivo, dunque discipline teatrali, quelle della danza e quella della musica. Il focus più importante chiaramente riguarda lo sguardo storico, critico, teorico su queste discipline, senza tuttavia dimenticare anche il lato applicativo, soprattutto per quanto concerne i risvolti nel campo dell'organizzazione, della gestione dello spettacolo, come poi i colleghi dopo di noi sapranno dirvi. Tutte queste discipline sono integrate e completate dalla presenza di ulteriori materie che si distinguono dal punto di vista amministrativo in discipline di base, discipline caratterizzanti e discipline affini integrative e tra nel novero di queste discipline ci sono anche altri insegnamenti importanti e questa sera avremo ospiti il collega Stefano De Matteis, che è un antropologo, insegna antropologia culturale, il professor Francesco Aslubari, che è una new entry, diciamo, in quest'anno, che insegna fisica del suono e della luce, e avremo anche poi Edoardo Novelli, che invece è un docente dell'area sociologica. Questo per darvi uno sguardo di insieme. Invece, per quanto riguarda le discipline, diciamo, principali del percorso, che sono teatro della danza e a seguire la musica, abbiamo ospiti la professoressa Mirella Schino e la professoressa Samantha Marenzi, cui darò adesso tra poco la parola perché vi illustrino più con precisione nel dettaglio quali sono i punti, diciamo, più interessanti del nostro percorso. Ecco, per quanto riguarda la tabella generale, vedrete. Se arriviamo nelle discipline di base, partiamo da lì, così faccio un panorama veloce. Ecco, vedete, abbiamo 24 crediti nelle discipline di base che riguardano materie letterarie, materie storiche e anche quelle sociologiche, come detto. Poi scendiamo nelle caratterizzanti, insieme con l'antropologia culturale, troviamo la storia dell'arte contemporanea e moderna e poi le discipline delle arti dello spettacolo, più precisamente, dunque il teatro, la musica e la danza, ma anche l'insegnamento di storia del cinema. E scendendo poi nelle discipline affini e integrative, abbiamo 18 crediti che riguardano essenzialmente le discipline gestionali, dunque modelli gestionali di teatro, il processo produttivo di uno spettacolo e poi la possibilità di scegliere tra diverse discipline che sono l'estetica musicale, la fisica del suono e della luce, la filosofia del linguaggio e componente molto importante del nostro corso di studi è costituita dalle attività laboratoriali che nel percorso teatro, musica, danza esplicano nella presenza di quattro laboratori che vedete qui elencati, che sono tre laboratori di arti dello spettacolo e uno di creazione di impresa culturale. E sono questi laboratori fondamentali anche per mettere i nostri studenti a contatto con l'esperienza pratica del teatro, della scena e dell'organizzazione anche dello spettacolo. Ci sono poi anche degli insegnamenti a scelta dello studente, li vedete qui in questa tabella bianca, questo rettangolino bianco vuoto appunto perché sono gli studenti che poi scelgono e ci sono insegnamenti in offerta libera di cui vedete qui più importanti elencati, ma gli studenti possono scegliere in realtà tra varie possibilità di tutto l'intero dipartimento. E qui vedete appunto elencati quelli che sono i suggerimenti, se volete, del corso di studio. Bene, per quanto riguarda gli obiettivi formativi, chiaramente il nostro
I nostri punti forti sono la formazione degli studenti nel campo dello spettacolo dal vivo, sui versanti che ho già chiamato in causa, ossia quello storico, critico, teorico, analitico, diciamo, dell'ermeneutica anche dello spettacolo, della comprensione del fenomeno spettacolo, e dall'altra parte anche, diciamo, i risvolti sul piano dell'organizzazione, della gestione e delle tecniche del corpo anche che questo spettacolo poi richiama. A questo punto darei la parola alla professoressa Mirella Schino, che ringrazio chiaramente per essere qui, intervenuta questa sera. Siamo in due, dovremmo essere in due, io e la professoressa Marenzi a Sì. parlare, ok, a dividerci un po' la descrizione di che cos'è il percorso teatro. Buonasera, vi ringrazio tutti, sono Mirella Schino. Io partirei da dove più o meno ha concluso Luca Versano, e cioè della questione dei laboratori, sia perché la maggior parte dei nostri studenti in realtà fanno anche teatro pratico, quindi chiaramente i laboratori sono una cosa che tira molto, anche se è una parte minima del corso di studi, sia anche perché un pochino è un fiore all'occhiello. Di Roma 3 abbiamo dei laboratori, insomma, di veramente di grosso livello. E allora, i tre laboratori, come dire, artistici in cui gli studenti vengono messi a contatto in maniera che possano sperimentare molto brevemente, questa non è una scuola di teatro ovviamente, questa è un'università, però è molto importante avere una relazione sia con gli artisti, sia proprio con i problemi, le questioni del teatro pratico. Questa è una cosa che a noi sta molto a cuore. Allora, i tre laboratori di tipo artistico, diciamo, sono il primo, tenuto da Fabio Cavalli, che è un attore, un regista che soprattutto lavora con il carcere, con il teatro del carcere. Lui è fondatore del Teatro Libero di Rebibbia, e vi parlo del suo laboratorio perché è, credo, un caso unico in Italia in cui gli studenti fanno una parte del lavoro con lui in aula, insomma, un lavoro anche teorico, di spiegazione, eccetera, ma una parte del lavoro viene fatta in carcere insieme al Teatro Libero di Rebibbia, insieme ai carcerati. Quindi, diciamo, è un'occasione veramente molto particolare. Un altro laboratorio importante è il laboratorio che quest'anno sarà tenuto da Alessandra Cristiani, un laboratorio di danza. Poi di tutto il percorso danza vi parlerà di più Samantha Marenzi, che insegna danza, insomma, quindi vi può dire le cose più in dettaglio. Però volevo segnalarlo perché è un artista, Alessandra Cristiani, probabilmente molti di voi la conoscono, di grande levatura, molto molto interessante. E il terzo laboratorio quest'anno sarà tenuto da Tamara Bartolini della compagnia Bartolini Baronio, che è una formazione teatrale relativamente giovane, c'è cioè una decina d'anni, molto particolare, molto originale, molto curato. Relazioni tra parole e musica, hanno fatto tutto un percorso anche di lavoro sulle biografie, insomma, un tipo di lavoro molto interessante che a noi sembrava molto interessante proporre. E il quarto laboratorio invece riguarda anche una cosa di cui vi aveva parlato prima Versano, e cioè il filone dell'organizzazione. Allora, se noi guardiamo, al di là della questione dei laboratori, come è pensato il percorso teatro da noi, possiamo vedere che abbiamo tre filoni: gli insegnamenti sul teatro vero e proprio, quelli sulla danza e quelli di organizzazione teatrale. E quelli di organizzazione teatrale sono un laboratorio che è il laboratorio di creazione di impresa culturale, che è tenuto dalle persone da Roberto Scaglione, persone che hanno formato questa associazione PAV, di cui forse avete sentito nominare, mentre il corso per il triennale, che si chiama Processo Produttivo per lo Spettacolo, è tenuto da Lucio Argano, che a livello nazionale è una personalità per quello che riguarda la gestione degli eventi, e anche è il presidente del Consiglio per lo Spettacolo del MIBAC, quindi una persona, insomma,
sia molto comunicativa, molto capace, sia insomma, diciamo, un massimo esperto per quello che riguarda questo filone. Questa linea qui, questa dell'organizzazione, è una delle linee, una delle cose anche abbastanza particolari di qui a Roma 3, è una delle cose che abbiamo sempre cercato di curare molto. Il terzo percorso, quello che pertengo io, è quello degli esami di teatro vero e proprio. Che dirvi di questo? Se voi guardate i nomi degli esami, probabilmente rimanete un po' sconcertati perché sono dei nomi un po' strani, però noi quello che abbiamo cercato di fare è di non dividere il teatro in insegnamenti che rispecchino una professione. Un discorso un po' a parte è quello sull'attore, ma non ci sono istituzioni di regia, insomma, questo tipo di corsi che trovate in altri corsi di laurea specializzati sul teatro. Perché questo? Perché noi volevamo lasciarci un po' la possibilità, tutti noi siamo un gruppo piuttosto compatto di professori di teatro, molto, molto unito da molti punti di vista, con molte idee anche in comune. E volevamo tenere la possibilità, ognuno di noi, di spaziare nella storia del teatro, perché quello che ci sembrava importante era soprattutto poter cercare ogni volta un tipo di approccio diverso per ogni corso, dal punto di vista delle fonti, dal punto di vista particolare o dell'argomento particolare da cercare, dal punto di vista della metodologia da insegnarvi. Quindi ci sembrava più importante mantenere questa relazione tra le varie parti del teatro, che per noi è fondamentalmente un'arte di relazione, un'arte collettiva. Io a questo punto lascerei la parola a Samantha Marenzi, così vi può parlare un po' di un altro filone che è molto molto importante per noi e molto curato. Non sono molti DAMS che hanno un settore danza così curato come il nostro, perché è una disciplina molto importante, ma decisamente in crescita, decisamente ancora nascente. Quindi, Samantha, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti e a tutte, ai colleghi, agli studenti, alle studentesse che vedo finalmente dopo tanta distanza, anche se in questa versione strana ci vediamo e ci risalutiamo. Allora io riprendo il filo di quello che la professoressa Schino ha tracciato, anche proprio a partire dai titoli dei corsi, che in effetti portano le tracce di un modo di pensare, di studiare, di proporre gli studi sul teatro e sulla danza. In questi titoli ci sono moltissimi plurali: culture teatrali, culture pratiche dell'attore. Sono dei plurali che ci indicano che il teatro viene osservato e affrontato da una pluralità di punti di vista, che non dimenticano l'Oriente, ad esempio, e la grande tradizione dei teatri asiatici antichi e moderni. Prendo questo spunto per parlare, ad esempio, del laboratorio di danza tenuto quest'anno da Alessandra Cristiani, che appunto è una danzatrice occidentale che però si è formata in pratiche giapponesi come quelle del Butoh, e ha studiato a lungo in Giappone con dei maestri di acclarata fama del Butoh come Masaki Vana e Akira Kasai, ed è una danzatrice che ha poi trasformato questa eredità, tradotta in un linguaggio molto originale, molto personale, che si è non voglio dire cristallizzato, perché è chiaramente, come in tutti gli artisti, è un linguaggio in continua trasformazione, ma che è riuscito in qualche modo a incarnare, a fare propria una tradizione asiatica e tradurla in un linguaggio in un certo senso universale. È un ottimo esempio di come la danza viene osservata e di come, potremmo dire, le danze vengono osservate in questa proposta di studi. Un altro titolo molto indicativo di questa pluralità di punti d'osservazione è Iconografia del teatro e della danza, che è un corso che propone un dialogo, una relazione tra arti visive e arti performative, quindi il rapporto tra la danza e il teatro e le immagini, non solo come raffigurazioni e documenti, ma proprio come diciamo interlocutrici, interlocutori, gli artisti del fare scenico, con una particolare attenzione alla relazione che io studio da molto tempo tra fotografia e danza, quindi con uno sguardo particolare sulle esperienze del Novecento. C'è poi un corso di lineamenti di storia della danza moderna e contemporanea, che offre invece un punto di vista solido, diciamo, sulle esperienze della danza e sulla storia della danza. Ecco, questa parola storia dialoga
da sempre in questi titoli dei corsi con le pratiche, con le culture. Torno su queste parole perché le pratiche non sono solo l'occasione di una esperienza reale, che è quella che offrono i laboratori, ma sono anche proprio il modo in cui anche nella teoria noi studiamo il teatro e la danza. Noi studiamo il teatro e la danza non solo attraverso gli scritti, la letteratura, ma proprio cercando di osservare le pratiche dell'attore e del danzatore delle diverse culture teatrali. E quindi siamo costretti a un dialogo multidisciplinare, a un dialogo attento alla dimensione espressiva del corpo che si declina nelle diverse culture sceniche attraverso tecniche molto diverse tra loro, ma con un nodo, un cuore di principi espressivi che noi cerchiamo di studiare attraverso questi sguardi incrociati. Gli altri laboratori pratici, come diceva il professoressa Schino, sono laboratori che quasi sempre coinvolgono, anzi sempre coinvolgono dei protagonisti che sono sia interpreti che autori, e questo è anche un modo per entrare nel fare, nelle tecniche, nei processi del fare scenico da diverse prospettive, non solo quelle diciamo attoriali ed esecutive, ma proprio quelle creative della dimensione scenica. Certo, grazie Samantha, sicuramente poi torneremo, spero, su alcuni punti per approfondire. Aggiungo che, come emergeva dalle vostre parole, il nostro corso di studi poi essendo anche collocato, insomma, posizionato in una città come Roma, offre anche la possibilità di entrare in contatto con diverse realtà, proprio teatrali, compagnie, teatri, iniziative culturali, istituzioni, enti, per svolgere ricerche, per svolgere tirocini, per svolgere progetti, per lavorare anche, insomma, di concerto con queste istituzioni, e tra queste la più vicina è anche il Teatro dell'Università, che chiaramente è il Teatro Palladium, che svolge anche un ruolo in questo senso, come magari poi diremo, torneremo a dire più avanti. Adesso però vorrei cedere la parola al professor De Matteis. Eccomi, buonasera a tutti, buonasera. Allora, io insegno antropologia culturale e io mi auguro vivamente che ci ritroviamo e ci ritroviamo in aula, e mi auguro ancora di più che tutti quanti voi siate vergini, almeno dal punto di vista dell'antropologia, perché questo ci permetterebbe di fare un lavoro, come dire, partendo da zero, semplicemente perché io vi porto con me, purtroppo non materialmente, ma perlomeno idealmente, a incontrare altri mondi, altri modi di vita, altre rappresentazioni, ma non soltanto le incontreremo teoricamente e le studieremo, ma anche perché antropologia c'è anche un laboratorio di etnografia, cui vi chiederò, vi guiderò, vi aiuterò a fare ricerca, ricerca sociale, ricerca antropologica, ricerca su come il mondo sta cambiando, perché la questione principale, sì, il mondo è sempre in movimento, è sempre in cambiamento, eccetera, però stanno succedendo delle cose negli ultimi anni e anche direi negli ultimi mesi, ve ne sarete accorti, in cui c'è un'accelerazione di questi cambiamenti e c'è un'apertura di zone di conflitto molto forti che ci riguardano molto da vicino. Dall'Italia cercheremo di guardare principalmente il noi altro da noi che abbiamo davanti, che è l'Africa, senza però limitarci a quello, ma soprattutto lavoreremo anche con tutti i mondi che ci abbiamo intorno, perché moltissime delle realtà, come sapete, le migrazioni, i cambiamenti, i migranti economici, i rifugiati politici, le questioni ecologiche che abbiamo davanti ci permettono di affrontarle non muovendoci da casa e quindi, per esempio, facendo ricerca con tutte le migrazioni che abbiamo dietro casa. E questo ci darà la possibilità di verificare come, prendere confidenza con altri modi di essere, con altri modi di rappresentarsi, di mostrarsi, con altre idee del mondo, del di qua e dell'aldilà, perché dobbiamo, imparare, educarci ad essere molto relativi e non pensare che l'Occidente è ancora il padrone del mondo, non lo è per niente, ma neanche una vecchia ciabatta. È qualcosa che forse possiamo reimmaginare soltanto nel dialogo e nella costruzione con gli altri,
lavorandoci assieme. Io spero che avremo modo di ritrovarci, mi auguro vivamente, in aula tutti quanti assieme con le dovute distanze e le dovute protezioni, ma per fare un lavoro che ci permetterà di conoscere l'altro, perché soltanto conoscendo l'altro noi possiamo conoscere anche noi stessi. E questo è un sistema, come dire, abbastanza sperimentato per l'antropologia, che tra il corso e il laboratorio voi potrete aver modo di toccare con mano. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro dopo le vacanze estive. Grazie, grazie Stefano. E adesso sarebbe stato anche il turno della collega di musicologia, la professoressa Arfini, ma per motivi tecnici non riesce a collegarsi con noi, farò io le veci. Anch'io sono docente di storia della musica, solo per dire che la componente musicale in questo percorso triennale prevede almeno 4 possibilità di svolgere insegnamenti appunto di carattere musicale. Chiaramente la storia della musica, che è l'esame fondamentale, poi c'è la storia dell'opera lirica, la storia del melodramma, e da quest'anno anche un nuovo esame, appunto un nuovo corso che tiene la professoressa Arfini, che si intitola Musica e immagine, che appunto tratta parallelamente due importanti modi di rapportarsi della musica con le immagini, da un lato l'iconografia musicale, dall'altro anche le relazioni con le immagini in movimento, dunque non so, i quadri, gli strumenti, le fonti iconografiche che riguardano la storia della musica, e dall'altra parte però anche, ripeto, il rapporto tra la musica e il cinema, o più in generale con le immagini in movimento. Nell'ambito appunto dello sviluppo anche del campo delle discipline musicali, da quest'anno è stata pensata anche la presenza nuova di un insegnamento molto interessante che riguarda la fisica tecnica, e cedo a questo punto la parola al professor Francesco Asdrubali, un collega di ingegneria, che terrà da noi insegnamento appunto di fisica del suono e della luce a partire dal secondo semestre, se non mi ricordo male. E dunque a lui la parola, perché ci illustri un po' i contenuti di questa nuova possibilità che offriamo. Grazie Luca, buonasera a tutti. Sono Francesco Asdrubali, sono docente di fisica tecnica ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria di Roma 3. Il corso si chiamerà Fisica del suono e della luce, quindi noi andremo a studiare che cos'è il suono, come si genera, quali sono le sorgenti sonore, chiaramente con particolare riferimento a due sorgenti sonore che sono di grande interesse per il vostro corso di studi, quindi la voce umana e gli strumenti musicali. Come la voce umana si genera e si propaga, come il suono emesso dagli strumenti musicali si genera e si propaga. Andremo anche a studiare come l'organo dell'udito umano percepisce i suoni che pervengono, e quindi reagisce agli stimoli sonori con delle sensazioni auditive. Una parte interessante del nostro corso sarà la psicoacustica, quindi come i fenomeni sonori sono trasdotti in sensazioni auditive. Parallelamente andremo a studiare che cos'è la luce, come si genera, come si propaga, andremo a studiare le sorgenti luminose di interesse, che sono la radiazione, la luce naturale, da un lato, quindi la radiazione solare come perviene sulla superficie terrestre, e dall'altro le sorgenti luminose artificiali, i vari tipi di lampade. Andremo poi a studiare una serie di applicazioni tipiche, diciamo, del vostro settore, quindi tutte le applicazioni nel campo dello spettacolo. Per l'acustica, le applicazioni nel campo dello spettacolo sono chiaramente alcuni concetti di elettroacustica, quindi l'amplificazione del suono, la trasduzione del suono, la sintesi del suono, con applicazioni anche a quelle che sono le registrazioni e le riproduzioni musicali, vinili, CD, DVD e così via. Per quanto riguarda invece la luce, andremo a parlare di sorgenti di luce artificiale, delle applicazioni nel campo dello spettacolo, quindi l'illuminazione, per così dire, di scena.
Parleremo anche di luci particolari che possono consentire nel mondo dello spettacolo di raggiungere effetti particolari, la luce laser, l'olografia, e parleremo quindi delle applicazioni e dell'uso della luce in fotografia, cinematografia e televisione. Quindi un corso che è un corso che parte da alcuni concetti fisici di base, per comprendere i quali bastano sicuramente i concetti di fisica che avete dalla scuola superiore. L'impostazione sarà qualitativa, è ovvio che qualche formula ci sarà, io sono un ingegnere, quindi per deformazione professionale qualche formula ci sarà, ma non abbiate paura, il corso non è un corso ingegneristico come sarebbe, diciamo, somministrato a studenti di ingegneria. Ho perfettamente presente qua davanti degli studenti che stanno facendo un percorso per lo più umanistico, e quindi sarà un corso quali quantitativo, parleremo di concetti fisici e poi daremo grande enfasi chiaramente alle applicazioni di vostro interesse, applicazioni sia della luce che del suono nel campo dello spettacolo. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie Francesco, sicuramente un approccio importante quello ingegneristico, comunque fisico-tecnico alle cose dello spettacolo, e il DAMS si muove anche in questa direzione di propugnare, se vogliamo, lo sviluppo dei rapporti tra il campo umanistico e quello scientifico. Chiaramente, scusami Luca, aggiungo che c'è un corso alla magistrale che si chiama di acustica, sonorizzazione ambiente e illuminotecnica, più applicativo, più progettuale, che però non tutti faranno perché è solo per la magistrale teatro, musica e danza. Quindi questo corso vuole essere un'infarinatura di base per tutti i possibili percorsi, indipendentemente dai percorsi successivi che gli studenti della triennale prenderanno, per capire cosa la tecnologia ci offre per utilizzare la luce e il suono come elementi progettuali proprio nel mondo dello spettacolo in senso lato. Bene, sembra una cosa molto importante, e non meno importante poi invece anche la considerazione di tutto il fenomeno spettacolo nel contesto sociale, e quali sono appunto i risvolti in campo sociologico e nei rapporti con la sociologia dei processi culturali e comunicativi. A questo proposito chiederei intervento del professor Edoardo Novelli. Eccomi. Grazie Luca, grazie a tutti, salute a tutti e a tutte. Vengo appunto a parlarvi di questo aspetto, che è un aspetto appunto di studi di sociologia della comunicazione. Soprattutto gli studenti che si iscriveranno a questo percorso si troveranno un esame al primo anno come obbligatorio, che è appunto sociologia della comunicazione, che è impartito dalla professoressa Annalisa Tota, che oggi non poteva essere presente. Però ecco, che cos'è questo? Questo sostanzialmente è uno studio della comunicazione come elemento di relazione, come elemento di socialità. Ovviamente sia la musica, sia il teatro, sia la danza sono forme di comunicazione messe in codice, forme di relazione messe in codice, culturali, simboliche. Ecco, questa materia e questo corso dovrebbe darvi un po' le basi dello studio della comunicazione da un punto di vista sociale, cioè l'impatto della comunicazione, il ruolo e la funzione, sia per quanto riguarda le comunicazioni visuali, quindi i simboli, le icone, appunto i codici, sia per quanto la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale. Gli studi che sono stati fatti, come è stata analizzata, l'impatto che c'è stato a livello sociale, il rapporto culturale che loro hanno, e come ovviamente la comunicazione, noi ben sappiamo, è un elemento identitario molto forte, un elemento sociale di creazione di socialità, la lingua è un elemento di identità nazionale, le nazioni si sono create intorno a uno degli elementi di creazione delle nazioni, è stata la lingua, una funzione centrale di aggregazione, e quindi questo obiettivo di questo corso è un po' riportare e darvi un'introduzione a questo aspetto, studiare le comunicazioni come un fenomeno prettamente sociale, di creazione appunto di comunità, di interscambio e appunto di territori e come forme di scambio collettivo. Questo è l'obiettivo, ci sono stati ovviamente degli studi, ci sono stati dei teorici, ci sono state delle teorie che si sono sviluppate nel corso del tempo, e verrete messi appunto di fronte a queste teorie nel tentativo appunto di capire come
ci si è approcciati allo studio della comunicazione, non solo artistica ovviamente, lo studio della comunicazione artistica ci sarà specificatamente per chi poi farà la specialistica, ma se ne parlerà più avanti. Questa invece è una cosa generale che dovrebbe appunto, non a caso, emessa al primo anno, darvi questo substrato, questo elemento di conoscenza di base su cui poi potrete così collocare in relazione, contestualizzare i vari studi invece più specialistici che andrete a fare nelle diverse discipline, che però entrano tutte appunto in un concetto di comunicazione artistica, relazionale, di messa in codice, eccetera, le cui basi sono state in parte anche studiate all'interno di queste teorie. Bene, grazie Edoardo. E adesso vorrei dare la parola, conclusa questa prima parte di conoscenza con i nostri docenti, con alcuni dei nostri docenti, a una nostra collaboratrice che si occupa invece dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e dunque è un po' un anello di congiunzione tra il liceo, le scuole superiori e l'università. E dunque chiamerei, darei la parola alla professoressa Sonia Turchi del liceo musicale Galilei di Civitavecchia, che può anche darci un piccolo contributo su cosa significa appunto mettere in relazione l'università con il mondo della scuola. Sì, ecco, buonasera a tutti, grazie Luca. Io appunto ho avuto modo durante l'anno scolastico, questo particolare anno scolastico, di occuparmi di due cicli di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attraverso i quali è stato possibile proprio far interagire concretamente alunni e docenti di alcuni licei nel Lazio e con la realtà universitaria del DAMS di Roma 3. E in che modo è stato possibile? La modalità è stata molto stimolante, ho riscontrato un grande interesse da parte degli studenti e anche dei miei colleghi docenti. In entrambe le direzioni è stato stimolante, sia per quanto riguarda il percorso formativo interessante per i ragazzi dei licei che si sono cimentati in attività di ricerca guidati da alcuni laureandi o neolaureati dell'università e hanno potuto presentare alcuni elaborati di taglio trasversale su argomenti basati sull'interdisciplinarietà e hanno preso parte quindi a dei seminari laboratoriali in cui si trattavano argomenti che primariamente, principalmente partivano da argomenti musicali, diciamo così, in relazione ad altre discipline, allargando un po' lo sguardo. Ci sono stati incontri molto diversi tra loro, con esperti dei vari settori del mondo dello spettacolo e docenti universitari. E si è potuto partecipare ad alcuni spettacoli delle rassegne in cartellone presso il Teatro Palladium e in queste occasioni quello che ho notato, insomma, è piaciuto moltissimo il modo in cui ho apprezzato le competenze e le abilità degli alunni del DAMS che svolgono parte del loro tirocinio, alcuni di loro proprio accogliendo le istituzioni scolastiche, i docenti e organizzando eventi che appunto ospitano le scuole che si segnano a questi percorsi. E le abilità comunicative e organizzative di questi studenti, insomma, sono state molto apprezzate da tutti i colleghi che hanno accompagnato i loro studenti, dimostrando loro appunto, questi giovani laureati o insomma laureandi, delle abilità comunicative e organizzative e una professionalità già abbastanza spiccata, ecco. Grazie mille Sonia. Quindi questo anche per dire che il DAMS non è soltanto un luogo in cui si impartiscono delle lezioni o si frequentano dei corsi, ma anche un centro poi di produzione culturale, si fanno tantissime iniziative. Ecco, abbiamo parlato degli studenti, quindi è giunto il momento, siamo in perfetto orario di cedere loro la parola e abbiamo qualche contributo. Innanzitutto di una nostra studentessa in corso, che è Angelica Di Giustili, che frequenta il terzo anno, è prossima alla laurea, a cui vorrei chiedere un po' le sue impressioni su questo percorso teatro, musica, danza. Ecco, cosa... Buonasera a tutti. Allora, sì,
Sono Angelica, sono al terzo anno, mi laureerò appunto a novembre, come diceva il professore. Allora, la mia esperienza, in verità, io mi sono iscritta al DAMS 3 anni fa un po' controvoglia, perché i miei volevano che io prendessi una laurea, che facessi l'università, e a me non è che andava proprio moltissimo. Però, perché ho scelto il DAMS? Perché ho sempre avuto una grande passione per il teatro, e quindi appunto ho scelto questa facoltà, però appunto non ero affatto convinta inizialmente. Appena mi sono iscritta, mi sono subito ricreduta, e il DAMS è diventata veramente la mia seconda casa e la mia seconda famiglia, e sto sempre lì. E penso che uno dei punti di forza di questa, della nostra università, sia il fatto che si riesce sempre a creare un legame con i docenti, un rapporto, perché spesso nelle università si ha l'impressione di non essere seguiti bene, o comunque di non essere ascoltati. Ecco, qua vi posso assicurare che invece questa cosa non accade, perché ogni singolo studente riesce a creare un legame con ogni singolo docente di ogni singolo corso, quindi siamo ascoltati, ecco, c'è un rapporto. E poi ovviamente si crea un rapporto tra noi studenti, che spesso sfocia anche in collaborazioni, in creazioni di progetti artistici esterni all'università. Sicuramente un'altra delle cose che mi piace molto, oltre ai laboratori di cui vi hanno già parlato i docenti, sono le attività esterne proposte dall'Ateneo o dai singoli docenti, che ci permettono di vivere l'università al di fuori appunto della nostra sede, con queste iniziative. Quindi andiamo a teatro, all'opera, a musei, mostre, e questa penso sia una cosa appunto da far vedere, da dire, perché non accade spesso di poter vivere la vita universitaria con i docenti anche al di fuori della nostra sede. Mi taccio, faccio parlare le altre, grazie mille, baci. Angelica, e adesso invece Roberta, che incerti brevemente, che invece è la nostra laureata triennale, che poi ha intrapreso il percorso anche magistrale, concludendolo qualche anno fa, e adesso diciamo vi racconta la sua esperienza, anche i risvolti tra virgolette professionali. Salve a tutti, ringrazio il professor Aversano, e come ha anticipato poco fa, io sono Roberta Incerti, sono una laureata del percorso triennale DAMS, teatro, musica e danza. Ho concluso poi il mio ciclo di studi conseguendo comunque anche una laurea magistrale nello stesso percorso, sempre presso il DAMS dell'Università degli Studi di Roma 3. Sarò molto breve e concisa riguardo alla mia esperienza, perché posso dire in maniera certa che a distanza di qualche anno dal conseguimento di quello che è stato il mio titolo di studi, posso dire che il DAMS è stato determinante. Determinante perché? Perché mi ha permesso negli anni di studio che io ho trascorso lì di poter acquisire un bagaglio di conoscenze e di competenze in ambito artistico, che ovviamente associate a tutti quei laboratori esterni, ai tirocini formativi, quindi presso teatri, festival, organizzazioni di eventi, mi hanno permesso di conoscere e di affacciarmi al mondo del lavoro. Io oggi sono una collaboratrice della Fondazione Roma 3 Teatro Palladium, di cui parlava appunto il coordinatore poco tempo fa, poc'anzi, che, come molti di voi sapranno, è il teatro di proprietà dell'Università degli Studi di Roma 3. È proprio l'università che mi ha formata, mi ha dato poi la possibilità di conoscere un ambiente di lavoro e di diventare una lavoratrice. Una cosa, un consiglio che darei, io faccio un esempio sempre di un consiglio che darei a una persona cara o ad un amico che dovesse chiedermi perché e se iscrivere al DAMS, io direi sempre di iscriversi, sì, in maniera anche molto convinta, perché al DAMS, oltre a poter coltivare tutti quegli aspetti teorici, quindi quelle competenze che sono importanti e imprescindibili, mediante proprio i tirocini e quindi l'esperienza sul campo, si possono anticipare un pochettino i tempi, ovvero si possono conoscere quelle realtà lavorative che io mi auguro, come è successo per me, possano poi dare la possibilità, una volta terminato il corso di studio, una volta presa la laurea, appunto di poter lavorare e fare ciò che uno desidera. Bene, bene, grazie Roberta, anche a te, e chiudiamo la nostra presentazione prima delle domande o delle eventuali integrazioni dei colleghi con Sara Nisticò. Sì, buonasera, io vi parlerò appunto
di quelle che sono le offerte dell'università, al di là dell'offerta formativa, quindi i servizi alloggi, che è molto importante per chi decide di iscriversi e non è di Roma, anche il servizio mensa, alla quale si può accedere collegandosi tramite il sito della Regione Lazio, e rilasciano una tessera digitale da presentare lì in mensa, che è proprio accanto all'università, e si può così ottenere un pasto completo a pochissimo prezzo. Inoltre è molto importante anche la borsa di studio rilasciata dalla Regione Lazio, che contribuisce anche appunto a livello economico alla nostra formazione. Io stessa sono risultata vincitrice della borsa di studio, che essendo fuori sede è stata molto più alta, ma non soltanto i fuori sede la possono richiedere, anche chi abita proprio lì a Roma o nei dintorni. E basta appunto collegarsi sul sito della Regione Lazio, nello specifico Lazio DISU, e lì troverete tutte le informazioni sia riguardo la mensa che le borse di studio, mentre per gli alloggi c'è una sezione dedicata apposta sul sito del DAMS, si chiama proprio Servizio Alloggi, e lì troverete tutte le informazioni, ma anche all'interno della nostra sede c'è proprio l'ufficio dedicato a questo servizio. Bene, grazie Sara. A questo punto possiamo considerare chiusa la prima parte del nostro incontro, anzi la presentazione del nostro percorso teatro, musica, danza. Dunque vi ringrazio per la partecipazione e spero di vedervi anche nelle prossime volte, colleghi sicuramente, anche i nostri studenti fedelissimi che ci hanno seguito fin qui. Buona serata a tutti. Grazie a tutti e arrivederci, buona arrivederci. Serata. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.